Sì, siamo a Piazza Italia, a Pescara, davanti al Palazzo della Prefettura. Alle mie spalle, li vedete, ci sono i ragazzi del Conservatorio di Pescara che proprio in questo momento stanno iniziando a suonare l'inno nazionale. È un quintetto d'archi. In alto, vedete, sul tetto del Palazzo della Prefettura ci sono i vigili del fuoco del Comando Provinciale che dispiegheranno proprio in questo momento un enorme tricolore di 18 metri per 6, un enorme tricolore che è il simbolo, ecco, dell'unità nazionale. Qui con me, accanto a me, abbiamo il prefetto di Pescara, Di Vincenzo, al quale voglio chiedere che significato ha in questo momento celebrare il 2 giugno, dopo un anno difficilissimo per tutti gli italiani. Beh, il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani, quindi di tutti i pescaresi, riappropriarsi dei valori della Costituzione, ma soprattutto valorizzare quel valore dell'unità e della coesione che ci ha contraddistinto in momenti di difficoltà e ci contraddistinguerà anche nella ripresa, nella ripartenza. Ecco, si intravede la ripartenza, questo 2 giugno è anche un segnale di speranza, quindi per Pescara, per l'Abruzzo, per tutta l'Italia. Sì, una speranza, una fiducia per il futuro, soprattutto un messaggio di grande speranza e di fiducia per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. Oggi questo è un po' un anticipo delle celebrazioni, ma il grosso sarà, come sempre il 2 giugno. Cosa ci sarà domani? Sì, domani ci sarà la cerimonia ufficiale, ci sarà la consegna delle medaglie e delle onorificenze, oltre che il momento di raccoglimento davanti al monumento ai caduti.